Preparativi che sono in corso, vanno avanti da questa mattina presto. Vi facciamo vedere la situazione qui in Piazza del Duomo, dove si lavora per allestire i grandi maxi schermi che consentiranno a chi arriverà qui di assistere ai funerali solenni per Silvio Berlusconi, previsti domani pomeriggio alle 15, presieduti dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Una piazza che sarà d'accesso libero, con un modello simile a quello dei concerti, ma con una capienza massima di 20.000 persone. Questo è stato l'esito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un vertice che si è tenuto questa mattina con il prefetto Renato Saccone alla presenza delle forze dell'ordine, che da tutto il giorno qui proseguono con sopralluoghi fuori e dentro la cattedrale. Dentro la cattedrale, dunque, anche dentro la cattedrale in corso i preparativi al lavoro. Ci sono i cerimoniali, quelli di Palazzo Chigi, quelli del Quirinale, per accogliere le autorità italiane e quelle in arrivo dall'estero, per assistere ai funerali di Stato. Dentro ci saranno ovviamente anche i funerali di Silvio Berlusconi. Gli ultimi dettagli saranno messi a punto questo pomeriggio con gli ultimi sopralluoghi e poi tutto dovrà essere pronto entro domani. Abbiamo visto anche qui tanti turisti incuriositi che chiedono dettagli su quello che succederà domani qui in Piazza del Duomo, la piazza turistica per eccellenza di Milano. Abbiamo visto milanesi arrivare per vedere che cosa succederà e anche qui cominciano ad arrivare giornalisti della stampa estera. A voi.